Donato Di Monte che fa un ritorno a Telenova, Andrea Negro privò della formazione di Gianni Lambruschi. Lo spirito di sacrificio, anche lo spirito di squadra, quindi sicuramente Bergamo, se ha dei problemi, non lo so, sono anche diciamo cose che tutto sommato non mi riguardano. Se ha dei problemi, probabilmente saranno problemi di assemblamento o forse anche di poca umiltà. Se così fosse sarebbe grave, perché vuol dire perdere parecchi punti, è una cosa diciamo grave in questo campionato. Diciamo che cerco di adattarmi al tipo di gioco che chiede Gianni, che è sicuramente un gioco diciamo molto atletico, che si basa fondamentalmente in difesa sulla pressione degli avversari. Questo chiaramente avvantaggiato dal fatto che siamo tutti molto giovani, quindi in teoria dovremmo essere tutti abbastanza vogliosi di fare, di correre, di aggredire l'avversario. Invece per quanto riguarda l'attacco ci lascia abbastanza liberi. Questo da una parte ci aumenta di responsabilità, dall'altra magari delle volte crea un po' di confusione in attacco, anche perché probabilmente non siamo ancora molto ben assemblati. Il capogruppo democristiano Mauro chiede un quarto d'ora di sospensione. Sto chiedendo un quarto d'ora di sospensione del consiglio. Per consultazione all'interno ha detto del gruppo della Democrazia Cristiana. Se siamo tutti d'accordo, mette i voti. Nominiamo gli scrutatori nella persona del consigliere Iacono e della consigliere Vindigni. Presidente. E del consigliere Cicciarella. Presidente, sulla proposta voglio fare la dichiarazione di voto. Presidente. Sì. Pronto. Ha facoltà il consigliere Baiele di fare la dichiarazione di voto. Sì, grazie Presidente. Prego. Presidente, ho ascoltato, dopo che lei gentilmente ha aperto il consiglio, l'intervento del capogruppo dell'ADC. Scusa professore, mi stai disturbando. Prego, prego. Il quale capogruppo dell'ADC ad apertura, se non ho capito male, perché qua mi diceva Rizzoli, chiede di poter usufruire di una sospensione. Ecco perché, caro Presidente, lei non era presente, perché ancora l'ADC aveva lavoro in corso del suo gruppo. Ecco che questo volevo fare. Tant'è che appena entrato il suo capogruppo chiede di non iniziare, perché non abbiamo iniziato. Cioè il capogruppo non chiede la sospensione, chiede che il consiglio non inizi. Chiedo scusa, non è che qua dobbiamo fare legge, qua legge noi facciamo amministrazione. Nella sostanza è come dice l'onorevole Battaglia, cioè di il consiglio non può ancora iniziare perché il capogruppo dell'ADC chiede un quarto d'ora di ancora posticipo, non di sospensione, in quanto che deve consultare, mi pare, il suo gruppo soltanto, non so, Berretta, che diceva Berretta? Che è una riunione tra i gruppi, non l'ho capito, o del gruppo. E appunto, qual è il dottore Mauro, me lo vuole dare a Besa? Assolutamente no, non solo non sono tenuto, ma visto la inconsistenza dell'intervento non ritengo... Consigliere Mauro, la prego ecco, di non fare dialogo. Verificheremo la sussistenza del numero legale attraverso l'appello nominale. In questo momento si sta votando per appello nominale questa richiesta di sospensione avanzata dai democristiani per voce del capogruppo Mauro, che sicuramente sarà accettata. La sospensione dovrebbe essere di un quarto d'ora, ma mi permetto di aggiungere che si sa come vanno queste cose. Si rischiava per un attimo che la seduta venisse sciolta perché nessuno aveva chiesto di parlare, ma ha provveduto a tenere vivi i lavori il consigliere Beretta del Partito Liberale. Beretta che c'è già che parla lui? No, vabbè, Presidente. Consigliere Baiele, la non prego. Non dovesse parlare. Berretta. Consigliere Baiele, la prego. Già tu fammi parlare. Non eserciti fatti coercitivi sulla volontà del consigliere Beretta. Lo lasci libero di esprimersi
come meglio e più ritengo opportuno. Presidente, la ringrazio dal profondo, dal limo del cuore anzi, per queste nobili parole. Si figuri, ha facoltà di parlare, consigliere. Stavo dicendo che il Consiglio passato si è sciolto con l'impegno della maggioranza in vieri o in vectore, che oggi saremmo arrivati alla conclusione dell'intera vicenda. Ora oggi noi siamo qui presenti per conoscere il risultato della vicenda, quantomeno, e aspettiamo che qualcuno ce ne dia contezza, per parlare difficile come ogni tanto fa il mio amico Ciccio Baieli, perché abbiamo appreso dal Presidente che nessuna lista e nessun nominativo di Presidente è stato presentato, è stata depositata. Abbiamo appreso da Ciccio Baieli che questa presentazione non è un fatto necessario e indispensabile per poter procedere, ma quantomeno prima di iniziare un dibattito vorremmo conoscere dai partiti che ci avevano comunicato di aver raggiunto un accordo per la formazione di una maggioranza, a che punto sta questo accordo, perché da lì potremmo parlare, altrimenti ci saremmo riuniti assolutamente in vano. Consigliere Micichè, la prego, se vuole intervenire. E allora si è prenotato consigliere Santaera. Ha la parola il consigliere Santaera, grazie. Sì. Io volevo agganciarmi al discorso del consigliere Baieli a proposito dei ritardi che... Così evito di ripetere. È evidente che siamo dispiaciuti di quello che sta succedendo, dalla metodologia alle convocazioni di 15 minuti, al programma che non c'era, nonostante i 15 minuti, comunque non c'era, non c'è stato, di questo siamo, inutile ripeterlo, dispiaciuti. Consigliere Padua. No, io molto brevemente, perché volevo riflettere su alcune cose, cioè io volevo intanto una norma, Presidente, volevo un foglio di fotocopia per vedere, insomma, per riflettere meglio su questo. Consigliere Padova, sì, stiamo allegando il verbale della seduta, la proposta così nei termini come è stata letta e formulata dal consigliere Santaera. Comunque, per completezza, è bene che si sappia che il Presidente Scivoletto ha già comunicato lo stato di crisi all'assessore regionale agli enti locali. La legge riconosce che entro 60 giorni, se un Consiglio non riesce a darsi un'amministrazione, vuol dire che non lo è in grado. Ebbene, vi dico che questa data non potrebbe non essere preoccupante qualora vigesse per l'ente provincia la riforma che già vige per il comune. Ha la parola Rizzoni. Io intervengo sulla mozione Santaera. Per farlo ho bisogno di fare una precisazione. Da tempo avrei maturato delle decisioni di segno politico che fino a questo momento non ho formalizzato, per non ingarbugliare ulteriormente sotto il profilo giuridico una questione che già è di per sé ingarbugliata. Dicemmo in quella sede che il programma era stato concordato nelle sue questioni principali, ma ritenevamo opportuno arricchirlo ulteriormente con il confronto delle altre forze politiche e delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali, e che quindi non solo per questo, ma anche perché a quella data il PDS, a cui competeva, ripeto, l'onore e l'onore di designare il Presidente, non avendolo ancora designato, in quella sede non si poteva, diciamo, procedere oltre. Buonasera, oggi il nostro graditissimo ospite è Giuseppe Di Giacomo, Pippo per gli amici. Io ti direi, se è possibile, di leggere alcune poesie che sono brevi, estremamente affascinanti, estremamente secche, estremamente così di tensione della sezione Balena Bianca, per dare un po' l'idea, perché abbiamo parlato in teoria, per dare un po' l'idea.
Allora leggiamo la prima, quella che dà il titolo alla sillo e già alla raccolta. Questa, cioè. Ecco, leggo la prima anche perché semplifica quello che dicevo poco fa, la vicenda di Moby Dick è soltanto l'occasione per raccontare una vicenda interiore e personale, anche se di quella personalità che nell'ambizione della scrittura letteraria vuole essere emblema di una condizione esistenziale generale. Lo sport fa tanto bene alla salute, tonifica i tessuti e la ragione. E io m'alleno, tiro con l'arco, trafiggo e ritrafiggo il mio fantoccio, lo trapasso come la freccia con la mela, come l'arpione con la piovra, come la lancia con il fianco, come Achab con la balena bianca. Quindi già c'è un po' l'aspetto programmatico del libro, che praticamente è come Achab con la balena bianca, che è un po' il significato del libro, balena bianca, perché come Moby Dick di Melville, quindi come Achab, il famoso capitano Achab, che inseguiva questo mostro mitico che rappresenta il male, che rappresenta la vita, che rappresenta tutto ciò che è di negativo, che è dentro di noi e fuori di noi nello stesso tempo. Ecco, qualche altra poesia di questa sezione per dare l'idea, perché... Conversazioni sul ponte, anelli di fumo, chiacchiere, lontani rombi di motore, una risata stupida, forse un sospiro, un raschio di petto. Non capisco, se non la pena di questa notte assurda, con gente che mi parla e che non sento, con io che parlo e non mi raccapezzo, e lo stupore di muovere una mano se la voglio, che sono vivo, che non sono morto.